sono obiettori di coscienza, ma le prescrive l'anticoncezionale. Assolutamente illecito dirlo e assolutamente non scientifico. Penso di aver subito un torto, un abuso, una limitazione della mia libertà. La persona ha mostrato tutta la sua ignoranza scientifica, però mi dispiace perché va ad agire su persone che non sanno che quella è ignoranza scientifica. Io avevo bisogno del rinnovo della pillola anticoncezionale che prendo da insomma qualche anno ormai, e quindi sono andata nello studio del mio medico di base, non ho trovato lui ma c'era la sostituta. E praticamente lei mi ha insomma fatto uscire senza avere la ricetta perché mi ha detto che non poteva farmela, essendo appunto obiettore di coscienza. Giulia ci ha raccontato di essersi vista negare la pillola anticoncezionale da un medico di base a Roma. Ci siamo recati nello stesso studio medico, muniti di telecamera nascosta, per verificare quanto ci aveva riferito. Oggi è venerdì, c'è la sostituta. Ok, posso parlare con lei? Volevo chiedere il rinnovo della pillola anticoncezionale. Guardi, la dottoressa è il medico obiettore, quindi non glieli può prescrivere, per quello deve aspettare martedì il dottor... Una volta arrivati, la segretaria ci blocca, ma chiediamo di poter parlare lo stesso con la dottoressa. A me servirebbe comunque il rinnovo della pillola anticoncezionale. È quello che non posso prescrivere. No, non me la può prescrivere. No, io sono un obiettore di coscienza, ma le prescrive l'anticoncezionale. Può aspettare lunedì quando c'è la pillola per prescrivere lui. O dal suo ginecologo. Gli effetti collaterali ci sono tutti gli anticoncezionali. Lei mi ha anche chiesto se la prendevo per uno scopo principalmente anticoncezionale o se anche per motivi di salute. Io lì per lì le ho detto che era per motivi fondamentalmente anticoncezionali, però dicendole anche che comunque ho dei vantaggi dal prendere la pillola. Io ho un ciclo molto irregolare, quindi prendere la pillola me l'ha regolarizzato, i dolori sono molto meno, quindi per me è anche comodo prenderla. Ma un dottore può appellarsi all'obiezione di coscienza quando parliamo di anticoncezionali? Siamo andati a chiederlo alla dottoressa Silvana Gatone, ginecologa e presidente dell'associazione Laiga 194, e le abbiamo mostrato il nostro incontro registrato con la telecamera nascosta. Non c'è informazione su questo campo. Io non voglio fare polemica, nel senso che purtroppo io ho scelto, è una mia scelta consapevole, perché non danno informazione alle donne di quelli che sono gli effetti collaterali e cosa veramente comporta questi impianti, questi anticoncezionali, la pillola del giorno dopo. Sono tutte cose che alla donna fanno veramente male. Ma assolutamente, questa è la prima volta, mi stupisce veramente tanto, perché l'obiezione di coscienza si può fare ed è permessa dalla legge solo per quelle azioni che determinano un aborto vero e proprio. Ora, qua non possiamo parlare assolutamente di questa situazione, perché la contraccezione serve a bloccare le ovaie, quindi a non far avvenire l'ovulazione, quindi non ci può essere un concepimento. Assolutamente illecito dirlo e assolutamente non scientifico. Che la pillola contraccettiva e la pillola del giorno dopo, che sono un'altra storia anche diversa, possano creare danni alle donne, devo dire che questo non ha una, diciamo, evidenza scientifica. La pillola altrimenti non si prenderebbe da tantissimi anni, sarebbe già stata proibita da quel dì. Penso di aver subito un torto, un abuso, una limitazione della mia libertà. La spirale in realtà infiamma le pareti dell'utero, quindi lei ha una costante meccanismo infiammatorio che quindi impedisce all'embrione di attecchire, ma l'embrione già c'è. Quindi in realtà è un antigestativo. Per quello che riguarda la spirale, c'è in parte un'ipotesi di questo genere, che se lo spermatozoo con molta difficoltà riesca a passare questo buco che diventa estremamente denso e quindi fa una porta davanti al collo dell'utero, se uno spermatozoo riesce a superare lo sbarramento, riesce a entrare in utero, risalire nelle tube e potrebbe esserci una fecondazione, l'uovo fecondato riscendendo in utero potrebbe avere un attimo di difficoltà nell'impiantarsi.
perché c'è una reazione di irritazione della tappezzeria interna dell'utero, ma un conto è una lieve irritazione, un conto è un'infiammazione, un'infezione, sono anche come uno usa i termini, si vede un po' dove vuole arrivare, cioè usare questi termini sono termini che spaventano. La persona ha mostrato tutta la sua ignoranza scientifica, però mi dispiace perché va ad agire su persone che non sanno che quella è ignoranza scientifica. E se fosse veramente abortigena? Com'è che tutti i ginecologi obiettori, che sono l'80% dei ginecologi italiani, la mettono? Io lì per lì sì, non mi aspettavo questa risposta, più che altro perché non mi è mai successa una cosa del genere, e quindi anch'io, non volendo avere troppi problemi, ho deciso, vabbè, tanto il mio medico non mi ha mai fatto problemi da questo punto di vista, tornerò quando ci sarà lui e mi farò dare la ricetta. Poiché è illecito, illegale ciò che viene detto, si può anche chiamare i carabinieri o la polizia, perché questo è un atto illecito. Una volta che c'è un'opposizione non legale, ci si può anche avvalere dei propri diritti, altrimenti non è che la possono sempre passare liscia creando ostacoli alle donne.